Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Nel video di oggi parliamo di un'icona dei videogiochi. Ci sono alcuni nomi che risuonano profondamente come quello di Hideo Kojima, un narratore visionario, un innovatore nell'industria dei videogiochi. Kojima ha creato un'eredità che va oltre i pixel sui nostri schermi, un mondo cinematografico dove realtà e immaginazione si fondono senza soluzione di continuità, per creare mondi videoludici molto unici. Iniziamo quindi dai primi giorni della carriera di Kojima alla Konami. Nato a Tokyo nel 1963, il viaggio di Kojima nell'industria dei videogiochi è iniziato a metà degli anni 80, quando si è unito alla Konami e il suo genio creativo è emerso rapidamente con titoli come Metal Gear per l'MSX2, un computer domestico in voga in Giappone. Ha introdotto il mondo dei videogiochi in una nuova era di azione stealth e i successivi Metal Gear hanno contribuito a guidare la via per il suo ruolo di leadership nel passaggio della serie dal 2D al 3D con l'iconico Metal Gear Solid per PlayStation nel 1998. Mentre esplorava nuovi progetti come Snatcher e Zone of the Enders, la sua influenza ha cominciato a farsi sentire anche al di fuori del Giappone. Tuttavia, ufficialmente nel dicembre del 2015, Kojima lasciò la Konami, citando divergenze creative e un deterioramento del rapporto lavorativo mentre stava ultimando i lavori su Metal Gear Solid 5. Dopo aver lasciato Konami, Kojima ha fondato il suo studio di sviluppo indipendente, Kojima Productions, e ha continuato a lavorare nell'industria videoludica. Poco dopo ha annunciato il suo nuovo gioco al tempo, Death Stranding, nel 2016, e questo ha segnato il successivo capitolo della sua carriera mentre lo stesso Kojima continuava a progredire. La community videoludica anticipava un nuovo annuncio riguardante un progetto di Kojima Productions, che potesse essere un film, un gioco o qualsiasi altra cosa. Ha iniziato a rilasciare immagini, messaggi criptici sui suoi social media, in particolare su X. Questi teaser spesso contenevano simboli oscuri, paesaggi misteriosi e riferimenti che lasciavano i fan a speculare su ciò su cui stava lavorando. Ma la prima grande rivelazione per questo progetto segreto è avvenuta all'E3 del 2016, dove Kojima ha presentato un trailer cinematografico per Death Stranding, un mondo pieno di creature bizzarre, musica inquietante e un cast stellare. Questo avrebbe dimostrato che poteva lavorare al di fuori del genere action stealth e creare qualcosa di veramente unico e speciale. Kojima ha sempre avuto un profondo amore per il cinema e il plauso della critica ricevuto da Death Stranding includeva premi per la narrazione, le performance e i successi tecnici, consolidando davvero il suo posto nella storia dei videogiochi. Kojima ha creato da solo un nuovo genere di videogiochi che si colloca tra un videogioco e un film cinematografico, qualcosa di così unico che solo lui poteva realizzare. Ma dove si trova ora e che cosa ci svelerà? Cos'altro ha in serbo per la sua carriera? Ne parleremo dopo. Quando Hideo Kojima non sta creando giochi, di solito li sta giocando. Quando venne annunciato Cyberpunk 2077, Hideo Kojima elogiò pubblicamente CD Projekt Red per le loro ambiziose idee nel creare un gioco ispirato a quel mondo narrativo, commentando la dedizione del team nello spingere i limiti della narrazione e del gameplay. Ma l'entusiasmo raggiunse il culmine quando Kojima visitò gli studi di CD Projekt Red e ricordo che i fan speculavano su una potenziale collaborazione con Cyberpunk 2077. Quando venne finalmente rilasciato nel dicembre del 2020, i giocatori rimasero sorpresi da un cameo nascosto che vedeva Hideo Kojima stesso apparire nel gioco. Anche se non era un personaggio principale, Kojima prestò il suo volto a un NPC di minore importanza all'interno di un bar nel gioco e questa apparizione inaspettata aggiunse un tocco davvero unico che la community videoludica amò particolarmente. Il 2023 è stato un anno davvero importante per Kojima, poiché ai Game Awards è salito sul palco per rivelare un nuovo gioco horror intitolato Odd, un gioco di sopravvivenza in terza persona. Ha fatto il suo debutto con il leggendario cineasta Jordan Peele, con il quale avrebbe collaborato per il gioco Odd. Jordan ha persino dichiarato durante l'annuncio che voleva sottolineare che ciò che quest'uomo stava creando era diverso da qualsiasi altro gioco. Odd non ha ancora una data di uscita, ma credo che ci aspetteremo molte altre rivelazioni. Eventualmente, se non avete ancora visionato il trailer di Odd, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Era passato un po' di tempo da quando avevo sentito qualcosa di specifico riguardo ai lavori di Kojima nel 2024, ma l'annuncio dello State of Play di quest'anno per l'evento principale del 2024 di Sony ha fatto parlare molto su una possibile apparizione di Kojima. Beh, all'inizio di questo mese, verso la fine del grande evento, avevamo ricevuto un annuncio molto speciale direttamente da Kojima stesso. Annunciò un gioco d'azione e spionaggio di prossima generazione.
Questo è clamoroso perché egli è essenzialmente il padre di quel genere e sentirsi dire che creerà un'intera nuova IP è assolutamente affascinante. Si chiamerà Physint, come una combinazione di intelligenza e fisicità. Come al solito non ci sono molte informazioni in merito, però potete pure dare un'occhiata all'annuncio che vi lascio qui in descrizione. Questo ragazzi è solamente un piccolo assaggio di quello che è stata la vita e la carriera professionale di Hideo Kojima. Occorrerebbe circa un video di qualche ora per poter entrare più da vicino nei dettagli. Ad ogni modo, fatemi sapere la vostra, scrivetemi qua sotto nei commenti qual è stato il titolo o magari il capitolo della saga di Metal Gear che vi è piaciuto di più. Come sempre, io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!